Un giorno San Francesco se ne stava nella bella città di Gubbio, situata tra i boscosi e verdi monti dell'Umbria, non molto lontana da Assisi. Il santo viveva poveramente con i suoi e si nutriva del solo pane che riceveva in elemosina. Benediceva la povertà, amava tutti, uomini, animali e piante, e tutti gli volevano bene. Un giorno però, all'improvviso, scoppiò la paura nella città per la presenza di un lupo feroce. Un lupo feroce, sceso dai monti, spinto dalla fame! Ha distrutto un pollaio! Ha assaltato una stalla e ha fatto strage! Tenete i bambini in casa! Ordine del governo della città di Gubbio. Siano ben custodite le stalle, i bambini, gli anziani. Le donne se ne stiano chiuse in casa. Tutti gli uomini validi si uniscano alle guardie per dare la caccia al lupo, finché esso non sia ucciso. Francesco udì quel proclama e subito andò dal capo delle guardie che già si erano disposte per dare la caccia al lupo feroce. Non andate a caccia del lupo. Andrò io e lo incontrerò e lo convincerò. No, non andare. Vieni con noi e prendi anche tu un arco. Una volta ad Assisi, figlio nobile di Messer Bernardone, ti vidi che eri infallibile arciere ed eri il migliore di tutti. Andrò da solo e lo convincerò a non essere così cattivo. E se fallirò, andrete voi ad ucciderlo. Lasciatemi fare. Francesco partì. Anche i suoi cari fraticelli lo abbandonarono terrorizzati. Egli uscì dalle porte della città, si diresse verso il bosco e lì, sul limitare, trovò il lupo. Terribile a vedersi, il pelo ispido, la bava dalla bocca, gli occhi che brillavano sinistramente, le zampe pronte a scattare per aggredire. San Francesco avanzò senza paura. Fratello lupo, perché sei così feroce e cattivo? Perché assalti gli uomini, i bambini e fai strage di animali? Vedi, tutti ti odiano. Tu devi diventare buono. Tu devi rispettare qualsiasi persona, ogni animale. Tu quindi farai la pace con me e dovrai vivere in pace con tutti. Vieni, fratello lupo. Io ti comando, in nome di Gesù, che tu mi segua mansueto come un agnello e tu non faccia più male a nessuno, persone ed animale che sia. Vieni, fratello. Io so che tu hai fatto del male perché eri affamato. Ora tutti ti daranno da mangiare e tu vivrai libero e mansueto. Il lupo mantenne la promessa. Diventò più mansueto di un cagnolino. Giocava con i bambini. Quando il lupo dopo anni morì, tutti ne piansero la scomparsa e Francesco lo benedì come si fa per un uomo e un amico. Francesco e il gruppo dei suoi confratelli giravano sempre a piedi per l'Umbria. Vivevano poveramente, si cibavano con poco, un saio per coprirsi, quasi sempre scalzi. Molte volte la nuda terra per coricarsi. Eppure vivevano felici e contenti. Anzi, diceva Francesco, quella era perfetta letizia. Visitavano i malati e cercavano di lenire le loro sofferenze del corpo e anche dell'animo. Oh, frate Francesco, noi siamo andati a servire un nobile signore del contado. Egli ha la lebbra, orribili ferite in tutto il corpo, tanto che soffre molto e puzza e tutti lo fuggono. E non solo puzza nel corpo, ma anche nell'anima. Dalla sua bocca escono orribili parole e turpi bestemmie. Odia tutti. E anche noi siamo stati cacciati. Oh, poverino. Perderai il corpo. E quel che è peggio, anche l'anima. Andrò io stesso e cercherò di portargli consolazione. Thank you.
Il malato, abbandonato da tutti, accoglie Francesco con urli, strepiti, offese, bestemmie. Francesco si inginocchiò presso di lui e, senza dire nulla, si rimise a pregare. Che fai? Perché vieni qui da me? Sono venuto per curarti e per portarti conforto. La malattia che hai non te l'ha data il Signore, che invece ti ama. Io soffro, io brucio per queste mie ferite. Dio mi ha punito e io sto morendo tra atroci sofferenze. Vieni qui, fratello. Lasciati prendere e permetti che io ti curi. Francesco spogliò il malato, gli lavò amorevolmente le ferite e queste subito sparirono. Così quello fu guarito. Sono guarito! Sono guarito! Non ho più la lebbra. Ti ringrazio, mio Salvatore. Non a me devi chiedere perdono. Non a me devi rendere grazie. Ma a nostro Signor Cristo, che tutti offendono. Lui che è morto in croce per noi. Venite. Preghiamo e ringraziamo il Signore per il nuovo giorno che ci dona. E poi, cari fratelli, vi do un motivo di grande gioia. Ricordate quel malato di lebbra che era malato nel corpo e nell'anima? Sì, era guarito e aveva chiesto perdono. Era ritornato presso la sua famiglia ed era divenuto un uomo molto pio. E ha vissuto poi bene. Stanotte è morto. Io ho visto ben chiaramente che è stato ricevuto in cielo e là si è fatta grande festa per lui. Egli ha conquistato la vita eterna e la grande beatitudine. Era felice e glorioso. Frate Francesco viveva in perfetta letizia, stando con i suoi fraticelli in povertà assoluta e facendo del bene e pregando il Signore e lodandolo sempre. E tra loro che lo seguivano, sempre più numerosi c'erano giovani e vecchi, persone semplici o anche molto istruite. Tra i semplici occorre ricordare frate Leone e frate Masseo, inseparabili compagni. Tra i dotti, un giovane di Lisbona, Antonio, che poi finì a Bologna e morì a Padova. Tu sei uno tra i più diletti e conosci così bene le scritture che io ti chiamerò guida. Anzi, tu sei il mio vescovo. Antonio fu chiamato a Roma a un concistoro, dove c'erano il Papa e i cardinali. Antonio parlò e predicò a tutti. E tutti si meravigliavano perché erano di lingue diverse e tutti lo capivano, nonostante gli parlasse una sola lingua. Non ho ben interpretato la Bibbia, come voi mi lodate. Non ho alcun merito, ma è il Signore nostro Gesù Cristo che illumina e fa parlare bene questo misero uomo.